pronto? Delsin Row? Sì, chi parla? Sono un tuo grande fan. A proposito di quella tag che hai fatto sul Needle, lo Yin e lo Yang del desiderio aviario. So cosa hai intenzione di fare e voglio aiutarti nella tua missione per dare il potere a chi non ce l'ha. Ok, se vuoi aiutarmi, cerca uno dei conduit fuggiti che potrebbe nascondersi qui nel quartiere Lantern. Perché ci tieni così tanto a lui o a lei? Voglio solo stringergli o stringerle la mano. D'accordo. Ho sentito il DUP che diceva di portare tutti i conduit sospetti che avevano catturato in questa struttura di detenzione in centro. Il convoglio dovrebbe passare dal quartiere Lantern attraverso il cavalcavia I-90. Ok, per caso sai se una di queste persone ha veri poteri? Oh, sì, sì, certamente. Assolutamente sì. Ah, grazie. Scusa, come hai detto che ti chiami? Eugene. È un nome del cavolo, lo so. Ehi, mia madre ha preso il nome Delsin da un vecchio western. Era uno dei cowboy. Mi dispiace molto. Bravo, Delsin! Che bel figo! Ehi, hey, Eugene, mi è venuta un'idea. Potremmo inclinare leggermente la strada, magari rimuovendo i sostegni sotto il cavalcavia. Non potresti direttamente farlo saltare? No, non posso rischiare di uccidere il conduit che sto cercando. Taglierò i supporti, così i camion faranno abbassare il cavalcavia, creando un blocco stradale immediato. Ok, è per questo che sono un tuo grande fan. Vorrei poter essere lì per assistere alla scena. Vieni allora, basta che non ti avvicini troppo. Quando noi conduit lavoriamo, è meglio che voi mortali rimaniate a distanza di sicurezza. Ok. Sì, bene, sai, ripensandoci, credo che resterò a casa. Ti avverto se trovo qualcos'altro sul convoglio. Eugene, quando arriva il convoglio? Credo stasera, ma non lo so con sicurezza. Sei ancora al cavalcavia? Sì, sono qui. Sto facendo amicizia coi locali. Non sembra esserci traffico in cima. Beh, è perché i DUP l'hanno... Sì, insomma, l'hanno chiuso al pubblico. Hai finito con i supporti? Sì, è tutto a posto. Ora vado di sopra per prepararmi ad affrontare i DUP. Diavolo! So che cazzi. Eugene, rispondi, che devo cercare in questo convoglio? Non lo so. Stanno trasportando parecchi prigionieri, quindi dovresti cercare degli altri. Wow! Cos'è stato? Elicotteri! E parecchi! Non penso mi vedano in mezzo alla nebbia. Perché non mi consegnate i prigionieri senza fare resistenza? Ehi! Ne ho abbattuto uno, non so come ho fatto, ma ci sono riuscito! Yeah.
contro altro cemento, vanno ancora giù. Eugene, quegli autobus sono passati da un pezzo. Sai dove andavano? No, ci sono trasmissioni radio in tutta la zona, ma non capisco dove siano diretti. Aspetta, sei sulla frequenza radio del DUP. Ma come hai fatto? Grazie a un'app per cellulari di mie invenzioni. Ti ho mandato il link. Ok, ricevuto, ma come funziona? È un rilevatore di segnali. Permette di ascoltare le comunicazioni del DUP. Ma la cosa più interessante è che si usa anche per localizzare la direzione da cui proviene il segnale. Vero? Muoio proprio dalla voglia di provarlo. Siamo finiti dritti in un'imboscata. Ehi, Eugene, ricevo qualcosa. Te l'avevo detto. Non saprei dire il numero delle vittime. Abbiamo perso anche dei blindati. Qualunque cosa fosse, deve essere ancora lassù. Non avevo mai sentito una cosa del genere prima d'ora. Dovete mandare subito dei rinforzi pesanti. Thank you.
qualcuno deve avermi preceduto. Siete nuovi. Mi spiace, ma ho altri impegni. Eugene, ho trovato il primo autobus, ma è vuoto. Ce n'erano tre sul cavalcavia, dunque ne mancano ancora due. Ehi, mio grande fan, sei ancora lì? Mi molli al primo contrattempo. Aiuto. Ce ne sono troppi. Bel fan che sei. Sono ovunque. No. Le cose non stanno andando come speravo. Devo trovare l'ultimo autobus prima di chiunque abbia fatto questo. Di qua io sono andato a cacciarli. Lasciate stare gli angeli! Uccidetelo!
quando sono andato a caccia. Erro! Questi mostri devono essere opera sua! Lasciate stare gli angeli! Uccidetelo! Poi sono andato a cacciare. Erro! Questi mostri devono... Non sapere cosa è stato quel rumore! Non sarà facile! Attenzione ai fiocchi! Angeli. È uno scherzo, vero? Significa o che uno dei fuggiaschi può generare angeli o che sto dando la caccia a Dio. E nel secondo caso non ho molte speranze. Dai DUP sospetti allo Hingey Market. Il proprietario potrebbe essere ancora lì. È pieno di nascondigli. Ah, grazie del consiglio. Ma dove ti eri cacciato prima? Ehi, forse ai conduit non serve andare in bagno, ma a noi comuni mortali sì. E dove hai ottenuto queste informazioni su ciò che succede? Nel quartiere Lantern i muri hanno occhi e orecchie. Diciamo che ho delle amicizie in alto. Sembrano amici potenti. Difficile immaginare di meglio.